In diretta dal circuito di Silverstone in Gran Bretagna, ma in scena il nono round della Prime League, stagione agonistica 2021-2022. Amici di Formula Italian Team, come di consueto un caloroso saluto da parte di Raffaele Adelli per voi, Roshi, insieme a me, in cabina di commento, ma anche alla direzione di gara, il buon Marco Lucconi, Mark 17. Ciao Mark. Buonasera a tutti, buonasera. Salutiamo in generale tutti i gruppi di lavoro. Questa sera siamo un po' attirati, però nel dubbio li salutiamo. Ovviamente ringraziamo per l'arduo lavoro svolto nel corso della settimana con i campionati qui in Gran Bretagna, che ovviamente accolgono anche la Premier League, accolgono una Prem un po' smorzata nella lotta lì davanti. Un duello che ci aveva fatto emozionare nelle primissime gare di questa stagione, un duello che però si era spento con l'arrivo dei tracciati cittadini, ma allo stesso modo rinvigorito quando siamo tornati nei tracciati essenzialmente a pianta stabile, ecco. Purtroppo, però, ecco, questa fiamma di questo duello tra Lewis, l'esordiente, arrembante Lewis, e Ferra, sempre più leader della classifica, si è spento sui saliscendi del Red Bull Ring, o perlomeno si è affievolito un po' in balia dell'inverno che sta arrivando, visto che questa, tra l'altro, è l'ultima gara prima della pausa invernale. Lewis, che, come detto, quindi ha concluso la sua gara contro le barriere dopo pochi chilometri, dando il via libera a River Marathon, che ad oggi, sebbene lui non voglia questo ruolo, si trova ad essere il primo inseguitore di un leader, come detto, indiscusso. Finora non ha sbagliato nulla, essenzialmente il buon Fabio Ferracini, Ferro87, già campione d'inverno, con quasi una cinquantina di punti sul primo degli inseguitori, poiché Ferra leader, quindi nella classifica piloti a quota 170, più 43 su River, più 59 su Doctor Who, 73 su Leutz, quasi 100 punti di vantaggio invece su Kiko Driver e Krikkonen, che sono separati da una singola lunghezza e si giocano la zona finals. Un rapido sguardo anche alla classifica costruttori, dominata dalla Mercedes, anch'essa già campione d'inverno, con 241 punti, più 58 sulla Red Bull, più 86 su Alpine, molto più attardata invece Aston Martin, Ferrari e McLaren. Per questo GP, come vedete sulla sinistra, nella lista dei partenti si segnala... Lo stiamo aspettando, sta arrivando, sta finendo l'aggiornamento, quindi il buon Paolo Nasonte ci raggiungerà il prima possibile. E si segnala anche la prima da pilota ufficiale dopo le due gare corse come wildcard del qui inquadrato Gallians 34, che va proprio a marchiare il cavallino rampante Maranello con il numero 34. Per lui già un podio ottenuto, in realtà un quarto posto, era stato tutto il tempo sul podio in Francia, poi in Austria invece non è andato nel migliore dei modi, purtroppo è stato sfortunato in quel frangente, ma ha già maturato, dimostrato una bella maturità. Diamo un rapido sguardo anche ai tempi, mentre che salutiamo tutti i ragazzi che dalla chat stanno arrivando. Per il momento detta il passo River Marathon in un primo 27 secondi 675 millesimi, poco più di 5 minuti al termine di questa qualifica. C'è il solito spazio per dare un rapido sguardo alle statistiche. La Prime ha legato alle 18 curve che si estendono sui 5 km, 891 metri di questo circuito. Statistiche potete come sempre trovare nella sezione proprio statistiche campionati, sempre curate, bellissima giornata, ci sono dati anche del 2011, quindi se avete voglia durante la pausa invernale andate lì e rinfrescatevi un po' la memoria. È la sesta edizione del Gran Premio di Gran Bretagna, ovviamente per la Prime, e nelle 5 qualifiche finora disputate ha piovuto solo nell'edizione inaugurale, quella del 2016. Abbiamo avuto 5 diversi poleman, di cui 2 sono ancora in attività, ma in altri campionati marchiati fit. Pole position che per 3 volte invece si è concretizzata nella vittoria. Nei restanti casi furono comode la quarta e la quinta casella. Pole position che su questa pista non è mai stata conquistata dal pilota che a fine stagione è stato incoronato campione Prime. Un primo 24 secondi 727 millesimi è il record in qualifica fatto registrare da Hemis nella scorsa stagione. Dubito che andremo quindi a battere questo tempo, visto che per il momento siamo a circa 3 secondi da questo record, mentre il distacco più ridotto tra la pole e la seconda posizione si registrò nel 2018, quando a separare Sdem e Speri, troppe S, ci furono 49 millesimi. Dulcis in fondo, questa me l'ho segnata di mio. Tanti auguri a Robby, perché questa sera andiamo a cercare. Robby, per il momento è box, appena uscirà lo andremo a cercare con le telecamere. Questa sera festeggia quota 100, la fantomatica quota 100, però gare in Prime League. Lui corre in realtà dal 2012, quindi ha corso anche in Master e in Pro negli anni precedenti, però
una volta che la categoria è nata nel 2016, ha sempre corso, quindi in questo campionato cadetto al 50%, dove cogliendo anche due pole position, una clamorosa proprio nell'edizione d'esordio a Monte Carlo, e altrettanti podi, tantissimi arrivi in zona punti, annate, anche in annate decisamente più popolose, ecco, rispetto a quella attuale, e quando si arrivava a consegnare, ecco, dei punti ai primi 10 classificati. E quindi tanti auguri. Io ho sempre chiamato Fabio Vandone di Fit, poiché è stato il primo ad introdurre, diciamo, il Virtual Studio per la Master. Mark, se te lo ricordi, era avanti, ma quando veramente nessuno pensava a queste cose, era veramente troppo avanti per i tempi. No, assolutamente, auguri davvero per Roby per questo traguardo, e vediamo un po' cosa combinerà in pista. Intanto vedo dei tempi interessanti là davanti, è un River che lo vedo, forse è tornato un po' in forma, ecco, rispetto a questo inizio stagione un po' così così, forse adesso sta un attimo ingranando, che dici? Sì, River, ecco, diciamo che no, magari non vuole questo ruolo, ha sempre detto che non guarda mai la classifica, nemmeno quando nel 2019 si giocò proprio la categoria, fu leader della classifica fino a due gare dalla fine, e poi proprio in Brasile uno stop, un ritiro per una anche desincronizzazione, se non vado errato, insomma, fu una situazione molto particolare, 1-0, l'unica dall'ultima posizione, risalì fino alla vittoria e ottenne quindi i punti per chiudere in anticipo i conti, giocarsi per la prima volta la Prime, chiudere il campionato Prime per la prima volta in Brasile, non ad Abu Dhabi come era accaduto nelle precedenti quattro edizioni. Intanto abbiamo visto chi come Dio tirarsi con la scia con l'Eutz sull'Hangar Straight, poi in curva 2 andare decisamente largo, demolire qua un po' di cartellonistica. Poco più di due minuti al termine quindi di questa nona qualifica stagionale, siamo con chi come Dio, scende in questo momento là in pista la Alpine di Roby, vanno in pista tutti quanti calzando la gomma soft, quindi possiamo fare spazio a livello di grafica, visto che oggi non avendo l'app in sovrimpressione dobbiamo adattarci con ciò che offre la Codemaster. Per il momento abbiamo avuto 5 diversi poleman, 3 partenze dal palo, ecco, per Ferra in Spagna, Monaco, Austria, 2 per Leutz in Azerbaijan e Francia, una pole invece per Matipuzzo, River Marathon in Cina e Doctor Who in Portogallo. Quindi per il momento detta al passo River Marathon, ma sarebbe interessante per Gallions togliere questi ultimi decimini e diventare questo eventuale quindi sesto poleman della categoria. Si lancia in questo momento Roby, dovrebbero aver iniziato anche il loro giro River Marathon adesso alla staccata della 1. Gallians è una situazione decisamente particolare, credo sia l'uscita da Cops, prendo la mappa per prati sotto sopra, diciamo. Però no, ok, succede sì. Anche questo, vediamo River come arriva alla fotocellula del primo settore, dovrebbe esserci il tempo per Gallians eventualmente di fare un ulteriore giro, migliora di 6 millesimi almeno dalla grafica che ci viene offerta dal gioco River Marathon. Andiamo on board con il pilota dell'Alpine, vi ricordo comunque magari non c'è l'app in sovrimpressione, ma c'è sempre il lifetiming attivo sul nostro sito, vi basta registrarvi, loggarvi al solito nella sezione stati, si trovate proprio il tracker lifetiming per non perdervi tutti i settori. Qui va l'arco River Marathon, uscita dalla Cops, dispiace fare la spia ma il giro non è stato annullato, io fossi lui alzerei, mi sembra infatti ha rallentato, comunque credo avesse perso dei decimini perché era tanto il sottosterzo, c'è tempo per rilanciarsi anche per lui. Comunque Gallions invece torna in box, quindi purtroppo bandiera bianca e Doctor Who anche terza posizione. Ferra e Leutz, ecco i grandi acclamati che dicevo in apertura, che se le sono date in Portogallo, hanno battagliato anche in Bahrain nel GP d'esordio di questa stagione, e questa sera per il momento lì in quarta e quinta posizione, segno anche di un River, un Gans e un Doctor Who che ok nelle prime gare magari non c'erano a livello cronometrico, però quando vedi l'occasione, l'allenamento, diciamo sempre Mark che la Prime è una salita, ecco, il solito verso lato, un crescendo anche delle prestazioni dei piloti. Magari sì, c'è quello che da un campionato maggiore è sceso un po' indietro perché è un'annata dove non riesce ad allenarsi troppo, sì, sì. Però gli altri poi arrivano, ecco. Assolutamente, ma proprio questo è il bello, sarebbe bello poi vedere questi piloti la prossima stagione a giocarsi ma non voglio dire il podium sport o addirittura in pro, però fare il proprio, diciamo, percorso e migliorare e trovarsi poi a competere con altri ragazzi che magari hanno fatto lo stesso loro percorso, quindi questo è il bello.
È un finale di qualifica con poco pathos, perché Doctor Who aveva annullato il giro, Ferra idem, arriva Chicco Driver che dovrebbe essere nel suo giro ma sgondola con il posteriore nel finale, perde 80 millesimi e quindi chiude qui la sua qualifica. Sta arrivando Super Simo ma lentamente, con 10 secondi addirittura più alto il tempo. River Marathon un decimo più lento nel T1, un po' di sottosterzo qui nel tratto di Magnus e Beckett, già in pole. Ci viene segnato un Fuchsia nel T1, è andato sicuramente quindi a guadagnare rispetto a quanto fatto in precedenza nel secondo settore, ovviamente nel giro che per il momento gli vale la pole, una pole che per il momento sembra inattaccabile. Andremo eventualmente a vedere Leutz, perché non ha ancora preso bandiera a scacchi. Arriva quindi sul traguardo River Marathon per limare questo tempo, 1:21.654, lo fa di pochissimi millesimi. Vediamo come arriva Leutz, sotto di 73 millesimi, potrebbe eventualmente provare a mettersi davanti a Ferra, mentre prendono bandiera anche Chicco Driver e Robby e chi come Dio in undicesima ed ultima posizione. Leutz sul traguardo per sopravanzare proprio Ferra, andare lui a chiudere la seconda fila. Arriva in questo momento anche Krikkonen, che però resta ottavo, sta per arrivare Alex Pilutino, che invece torna ai box. Allora, seconda pole position stagionale per River Marathon dopo quella ottenuta, come detto, in Cina, pole ovviamente per la Prime League in quest'annata, ecco, a livello di pole position stagionali. Vedremo quel che sarà, c'è un po' di probabilità che la stanza verrà ricreata per sapere in diretta. Ecco, Paolo, che succede? Come va? Naspas? Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo? Sì, sì, ce l'abbiamo. Non c'è, buonasera a tutti, Raffa. Non manca poco, ma con la copia mi sa che non ce la facciamo. Non ce la faccio. Stavolta è andata male, dai. Peccato. Vabbè. Ci abbiamo provato, però, intanto, dai. Intanto grazie davvero, e vi auguro buona gara a tutti i ragazzi e buon lavoro anche a voi. Grazie sempre. Allora, Paolo, buone feste e ci aggiorniamo sul forum. Ah. Poi grazie, se ci vorrei essere per la Pandoro 23 spoiler. Ok, magari va bene, magari va bene. Sì, che sono queste, cominciano a esserci giornate libere. Grazie, dai. A tutti, buon lavoro e buona gara. Grazie davvero e auguri. A presto. Ciao, belli. Grazie a te. Vero bello quindi sentire in diretta buon Naspaz che ci ha provato quest'anno, già ha raccolto dei punti. E siamo in 11 per ora, però ecco, gli è sempre riuscito anche nelle passate stagioni, purtroppo solo nell'ultima è arrivato addirittura undicesimo in Spagna, in una stagione dove si era già in 18. Intanto leggo la chat, buonasera a tutti quanti, grazie Ernesto come di consueto per aver rinnovato l'abbonamento, il buon Mister X underscore 1122, Ernesto Coppola che dall'alto del taccuino al riposo questa sera ci saluta, buonasera Super Simo, buonasera a tutti quanti, Super Simo dovrebbe essere in pista, aspettate che succede, comunque buonasera, e che tra l'altro ho anche letto, non so se è fratello o cugino, però credo siano imparentati, era un team, ecco, consanguineo nel torneo su Rocket League, quindi... attenzione, sì sì, ho visto l'iscrizione, bene, ci vediamo allora nei campi da battaglia di Rocket League. Lì non si può tagliare, quindi lì libertà... No. Però si può esplodere. Anche... e non ci sono le dispute, quindi... E non ci sono dispute, quindi... Sì sì, team di fratelli, molto bene, in bocca al lupo comunque anche al buon Super Simo che sta per partire anche lui per questo nono round con la Prime League. Per quanto riguarda i tempi, tutti quanti hanno fatto registrare la loro migliore prestazione cronometrata con la gomma soft, fatta eccezione per Alex Pilutino che ha preferito la gomma media. Alex che scatterà dalla decima posizione, sopravvissuto quindi il record ovviamente di Emis ed anche quello che separava la prima e la seconda posizione, poiché c'è un decimino ecco all'incirca tra River e Gallians, qualcosina di più, 654 per River, 768 invece per Gallians. Inizia quindi in questo momento il giro di formazione, diamo uno sguardo a quelle che sono le gomme, ovviamente nella top 10 tutti con la soft, come detto fatta eccezione per Alex Pilutino. Per quanto riguarda chi come Dio decide di andare anche lui sulla gomma soft nuova per il pilota della Aston Martin che ritroviamo, fa piacere ritrovare, c'è un sacco di polvere in pista, che cosa... particolare, non l'avevo mai visto. Alzano tutti tanta polvere, non so. Ok, vabbè. Cose strane. Succede di tutto. Il meteo lo sappiamo che qui in Gran Bretagna è una sorpresa, però mancava la tempesta di sabbia della programmazione marchiata Codemaster. No, cerchiamo. Ok, eccoci. Siamo tornati.
su River Marathon, che quindi scatterà dalla prima fila, la griglia di partenza con River Marathon e Gallians, proprio in prima fila, seconda fila per Doctor Who e Leutz, terza fila per Ferre e Kiko Driver, quarta per Robby e Krikkonen, quinta fila per Super Simon Alex Pilotino, apre e chiude l'ultima fila. Chi come Dio, ci aspettiamo come di consueto, visto che siamo al 50% una strategia con una singola sosta e soprattutto la pit lane qui è lunghissima. Come ci disse, cioè, il buon Luca Filippi ci spiegò anche il perché nella Virtual Charity Race, perché la pit lane è impostata, il pit limiter in pit lane è impostato a 60 km/h per il fatto che è sotto la pista, insomma, a livello va sotto, c'è cioè una discesa che porta sotto a livello della pista. Soliti 3 set di gomme portate dalla Pirelli, però sono i più duri, quindi C3, C4 e C1, C2 C3. E di gomme, quindi gomma estremamente dura. Ci aspettiamo al solito, come detto, la singola sosta, addirittura soft media senza troppe difficoltà. Per la soft circa 8 giri, per la media una quindicina, e poi con lo scarico di carburante si possono combinare senza troppi problemi queste strategie. Quattro diversi vincitori, perdone, per il momento di un GP in questa sesta stagione di Premier League. 4 successi per Ferra, 2 per Leutz, 1 per Doctor Who e River Marathon. Mark, hai un nome per questa sera prima di lanciarti nel tuo compito? Guarda, io scommetterei su Gallians. È una buona posizione, soprattutto si è dimostrato molto calmo. Nella gestione della gomma in Francia, sfortunato, però calmo. Ci siamo, al solito, le statistiche della Prime nelle sue 5 edizioni corse su questo tracciato conta altrettanti diversi vincitori. Uno è addirittura in pista, River Marathon, che vinse l'edizione del 2019. Come detto in precedenza, la pole per 3 volte è valsa la vittoria. E così come per le pole, nessuno dei piloti che ha vinto su questa pista a fine anno poi è stato incoronato campione. Quindi Ferra si è tirato fuori dalla pole. Vedremo se si tirerà fuori anche dalla vittoria. Tra pochissimo il via dei 26 giri. Appunto, da lì 153 km e 166 metri che andranno a caratterizzare questo Gran Premio di Gran Bretagna. Al solito la griglia di partenza è pronta con chi come Dio in undicesima ed ultima posizione. Sorrisi e palpitazioni, piccoli tremori, rituali all'accensione dei semafori. Scatta in questo momento l'ultima gara prima della pausa invernale, il Gran Premio di Gran Bretagna con la Prime League. Subito River Marathon affiancato con Gallians in curva 1, va dentro Gallians, va leggermente largo River Marathon, attenzione danni al fondo, ancora affiancati abbastanza davanti a River Marathon, poi Gallians prova ad infilare il muso della sua Ferrari all'interno, largo River Marathon, ancora ruota ruota i due, nel retrovie anche una Mercedes, sembra quella di Krikkonen, ancora appaiato con il suo compagno di scuderia Ferra 86. Krikkonen poi torna dietro a Kiko Driver, ce la fa Gallians alla fine a chiudere la manovra nei confronti di River Marathon, che prova a rinfilarsi all'interno all'outfield. Spettatore Leos, autore di una bella partenza, risalito in terza posizione, ne ha guadagnata una, scivola invece Ferra addirittura dietro le due Red Bull, fiancata addirittura anche Krikkonen, passa. Ho la sensazione che c'è stato un contatto con, eh sì, è un danno. credo con Chicco, forse alle pance, qualcosa è successo, si è sentito un colpo. Ho la Un sensazione che c'è stato danno pedante. sulla destra, ci viene segnalato dal live Eh timing. sì. Oh, si è girato l'ex pilotino invece in uscita da Cops. Una manovra un po'. Oddio, ormai era. Si stava lasciando andare con la via di fuga. Il problema è che anche chi come Dio era andato nella via di fuga. Lo stesso chi come Dio ha un danno invece molto più Eh rilevante. sì. Sempre sulla destra, giallognolo, ci Attenzione viene segnalato davanti, la tappa. Raffaele, occhio perché River. quasi quasi. Ci ha fatto un pensierino, diciamo. E di nuovo switch in casa Mercedes. Anche Super Simo aveva una traiettoria davvero particolare, molto interno, anche le gomme leggermente sporche. Non so se c'era stata della lotta con Robby, che per il momento è accreditato dell'ottava posizione. Prosegue Ferro, ovviamente è un danno leggero perché ci viene segnalato un vertognolo dall'app. La pit lane è lunga, non può permettersi di perdere quasi 30 secondi per effettuare una sosta, e eventualmente aspetterà una safety car. Cercherà di tenersi aggrappato con il DRS, fondamentale su questo tracciato, visto quanto proprio è accaduto nel corso della settimana con gare che si sono decise essenzialmente sui trenini e poi sono esplose queste lotte proprio nelle ultime tornate. Torna ai box invece di Jackie, come Dio, come detto, lui aveva già un danno più importante e va per la gomma hard. È una bella lotta lì davanti, vedo Leutz anche che è bello, bello carico. Su in scia River, vediamo, Doctor Who leggermente si è staccato. Questo non farà bene alla sua gara, se non riesce a stare dentro il secondo potrebbe essere un problema per lui.
Eh sì, perché dalla prossima tornata potrà essere azionato il DRS, il Drag Reduction System, un po' di sottosterzo qui per Leutz nel tratto di Maggots e Beckett, comunque tanto carico di carburante in questo momento per i piloti, quindi vettura pesante anche da far girare. C'è Robby molto vicino a Ferra, che però, come detto, ancora con l'ala mobile chiusa prova ad andare dentro lo stesso Robby. Non esagera nella staccata, bandiere gialle nel T2, attenzione perché il superstimo poi uscirà più forte, va è ai Alex. Box Robby è nello stesso punto alla Cops, ah. Alex purtroppo vai box Ferra, perdonatemi, non Robby. Robby sembrava volerlo seguire, magari Ferra vedendo questa bandiera gialla sperava in un eventuale safety car, quindi si è subito lanciato ai box. Qui davanti quasi un corpo unico, Gallians, River Marathon e Leutz, tutti in zona di DRS, che verrà aperto per la prima volta in questo momento da River Marathon. Sicuramente si farà più vicino negli specchietti di Gallians. Arriva dentro all'Unfit, non penso voglia tentare subito un attacco, è presto. Comunque terzo giro di 26, c'è da capire se Gallians ha un buon ritmo per fare un po' di selezione nei confronti di Doctor Who, che era appena fuori dal secondo, ma nel tratto guidato di Luffield e Woodcott era andato sui 9 decimini, poi si torna a trazionare, sfruttare tutta la pista, e proprio sul filo Doctor Who del secondo con Leutz. Se rimane Claudio si porterebbe dietro anche Enrico, Chico Driver, di nuovo bandiera gialla, credo proprio Ferra, ah no, è Chico Medio, sì. Chico Medio. Il verdognolo è sempre quello. River Marathon si fa vedere nei confronti di Gallians, lo va a sverniciare sull'Hangar Street, si lancia anche Leutz, molto corretto Gallians nel lasciare la porta aperta vicini al contatto ai due, era più un effetto prospettico in realtà. Leutz ancora prova all'interno alla club, vicini al contatto, ma non ci passava un foglio di carta tra l'anteriore destra di Leutz e la posteriore sinistra di Gallians, che si difende così. No, c'è stato un danno per Leutz. Sembravano nemmeno essersi leggerissimo, toccati. Leggerissimo, però c'è stato. È un gran peccato, anche visivamente non sembra nemmeno scheggiata l'ala, però ecco, la modalità spettatore spesso fa delle burle. Bandiera gialla questa volta per Alex Pilotino, che è sempre in testa coda, credo che queste medie ormai siano surriscaldate, quindi per questo le difficoltà di Alex, e non vorrei anche che magari con i vari testa coda Cops e i sobbalzi abbiano danneggiato il fondo e quindi reso inguidabile la vettura di Alex Pilotino. Per il momento ha creditato della decima posizione, ci sarà un po' di lotta, vedremo magari tra di lui e chi come Dio. Ferra magari dal lifetiming, non dalla pensione impressione del lifetiming, però dal lifetiming sul sito potete farlo, dare uno sguardo ai tempi di Ferra, che fa registrare la fucsia nel secondo settore, parziale record diremmo una persona decisamente più esperta, mentre nella tornata precedente ha girato in 38.616 contro il 31.7, giusto, era andato ai box, quindi non vale, quindi aspettiamo un altro giro per misurare Ferra eventualmente e dispiacerci del fatto, ecco, che è già andato ai box, ma potrebbe risalire come di consueto almeno nella top 6. Oh, l'ha persa dove si trova? Curva tra curva 2, sì, curva 2 e curva 3, ha distrutto un po' di cartelli, ma ha rischiato più che altro di distruggere la propria vettura, ecco, diciamo. Purtroppo anche in qualifica aveva fatto un'escursione simile, si rubano il giro veloce River Marathon e Gallians, un Gallians che dopo il sorpasso, dopo la difesa nei confronti di Leutz, il tentativo di sorpasso da parte di Leutz nei confronti del pilota della Ferrari, trovato un po' di equilibrio soprattutto nel guidato, sembra un po' piantato diciamo sul dritto, forse una scelta di setup più scarica da parte di River Marathon, anche considerando la facilità con la quale è riuscito a sopravanzare il pilota Ferrari, ok il DRS, però è stato un po' tanto sugli scudi Gallians, tant'è che era arrivato anche Leutz, quindi è stato un po' particolare come situazione. E purtroppo Doctor Who invece resta sempre lì sul filo, credo stia faticando davvero tanto anche a livello di batteria, invece no, è uno spoiler non da poco, però è piena la batteria di Doctor Who, quindi è fondamentale questa fase, diciamo che da una parte è andata bene, ecco, perché c'è stato quell'attacco e quindi è riuscito a rosicchiare quei decimi che gli hanno permesso di prendere poi il DRS, e io credo che adesso si rimarrà lì, e se non fa errori sì, è una buona possibilità per rimanere vicini e per aumentare il gap invece dalla Mercedes poi di Kikkonen, che segue in sesta posizione.
Si alza tante polvere, non stiamo in Colombia, non ci sta l'apo in agguato. Ok, questa era brutta. Stefano Canino, buonasera Stefano. Ernesto che ha messo solo audio, altrimenti va in ah, purtroppo non abbiamo il multiquality. Ragazzi, la dovete condividere la live, la mandate il gruppo di famiglia, guardate cosa fanno questi e Renzi che fa tipo, così loro di guardare le partite di calcio anche. Guardate una bella live Formula 1, oh, decente e via. E quindi purtroppo Ernesto ci sta seguendo in telecronaca. Solo ah, attenzione perché Dr. Who ha perso il DRS, un secondo e due, questo è un bel problema. Secondo sì, e quattro addirittura. La linea che stabilisce il detection point in questo momento lontano. Come detto, ha energie, quindi può darle per cercare di restare attaccato. No, ritiro per Alex Pilotino. Alex. Attenzione alla safety car che potrebbe rimettere in gioco Ferra. Punto, anzi, da ora. Porca, ma è lontanissimo. E le barriere sono molto lontane. Ancora prima di arrivare a Maggots. Però safety car che non entra. Non entra, no. Forse un po' alla Kvyat, però dal lato di destra, ora che arrivano. River Marathon, proviamo a vederlo, eccolo lì. In teoria. No, sembrerebbe di no. Nel primo accenno verso destra, per il momento bandiere gialle, ma non esce nulla. Quindi direzione di gara che provvede in questo modo a non interrompere soprattutto la corsa di River Marathon, perché è un secondo e mezzo di vantaggio in confronto di Gallins, che quindi è fuori dalla zona di DRS. È davvero particolare il. Diciamo la gestione della gara di Gallians. Sembrava essere partito così arrembante nel primo giro, sembrava trovarsi bene. Forse, ah no, non Leutz, è un errore di Leutz, ma box. È un rientro in un box, bravo, preciso. Ma ci può stare tutto sommato. La media dura tanto. Poi la soft non ho fatto caso. Infatti a quanti giri ha fatto in qualifica. Un po' di, no, non è lotta. Si è girato. Forse, ah sì, si è girato, sì. L'ultima curva. Sì. È infame questa ultima curva negli anni passati. Ah no, ok, è il danno che aveva prima Leutz questo. Sì, il danno c'era da prima, okay. Quando si era toccato. Almeno era leggero prima quando si era toccato. Gomma media, quindi rimane nella strategia. Certamente va a perdere questi 3-4 secondi per la sostituzione dell'ala anteriore. Diciamo per Super Simo si è girato sì in quell'ultima curva, ma è andata bene che non siamo su F1 2016-2017 dove anche se andavi largo esplodevi, ti ribaltavi 10 secondi di penalità a caso, perché non ci devi andare, quindi in passato sono state rimosse penalità di un gioco che era davvero molto molto burlone. Super Simo per il momento accreditato della settima posizione. River Marathon allunga su Gallians. Gallians fa lo stesso su Doctor Who a 1.7. Anche Kiko Driver a 1.1. Quindi il gruppo che si è sgranato. E vediamo se. Eh sì, così Cricone tutto un tratto. Qua è un bel problema per questi ragazzi. Perché ora. Tra l'altro, Gallians, sì, un secondo e tre, un secondo e due. Doctor Who addirittura 2 secondi. Ci può stare per Doctor Who, che in effetti in mezzo prima c'era Leutz. Quindi il DRS. Sì, sì, sì. Diciamo già era sul filo Doctor Who, saltando Leutz si trovano da soli le due Red Bull e dovranno anche decidere cosa fare a livello strategico, perché insomma sono sembrate da solo un secondo quella sosta e soprattutto un undercut si fa sentire. Sì, io mi immagino specialmente in Red Bull un undercut, perché attenzione, ancora largo Doctor Who, larghissimo, perde altri 2-3 decimi. Vediamo se ci sarà un chicco che richiederà la posizione, la terza posizione, oppure se rimarrà lì dietro aspettando un po' da farsi, magari rientrerà a 2 box per primo, chi lo sa. Ondeggia un po' Doctor Who sul rettilineo che porta Woodcott, ricordo proprio in questo tratto dove passano in questo momento, non ricordo se era 2019 o 2020, no 2019, perché era l'unico un Ferra che nello scambiarsi le posizioni addirittura si portarono fuori pista. Fu una situazione un po' strana, perché diciamo il classico errore, molto rispetto, molto amore della prima, perché i ragazzi hanno talmente tanto rispetto e dicono ok, mi tiro io fuori pista, tu passa, non vado via dalla traiettoria ideale, ma vado proprio fuori pista. E quindi sono quelle mosse che magari non ti aspetti, traggono in inganno e purtroppo ogni tanto finiscono per fare ulteriori danni. Vediamo, proseguono lì davanti, si ferma invece Kiko, approfittiamo del distacco dalla vetta
che per Leutz è a 37,2, giusto? Questo undercut di Leutz non è così intrigante, perché in effetti ci sono quei 3 secondi della sostituzione dell'ala. Bandiera gialla intanto nel T1 per Chicco Madiu, che però riesce a ripartire. Fra Quasi al poco verrà doppiaggio, doppiato sì. da River, sì. Ecco, box Chicco, infatti, visto. Proprio me l'ho perso la box, quindi vediamo se rientra la box anche Dr. Wu al prossimo giro. Chissà. Probabilmente sì, a questo punto sono ampiamente in finestra, e soprattutto se Leutz non poteva essere un undercut a causa della sostituzione dell'ala, questo invece di Chicco può far Chiaramente sì. sbottonare almeno Doctor Who e Gallians. Sono arrivati intanto 5 secondi di penalità per Super Simo per eccesso di velocità all'ingresso della pit lane, inganna come detto impostata a 60 km orari. Devono stare attenti là davanti, perché comunque Leutz è a 1,7 secondi da Chicco Più che altro Dr. Wood dovrebbe fare bene i conti, perché rischia di finirmi dietro. Anzi, probabilmente dovesse entrare a box adesso, penso che già non avrebbe più il margine per stare davanti. Forse sì, davanti a Ferra sì, però ecco, non di molto, penso. Leutz è a 36 secondi dalla vetta. Dr. Wu, tra Dr. Wu e Leutz dovrebbero esserci circa 33 secondi. Si ferma River, prosegue Gallians. Si ferma anche Dr. Wu. Gallians invece decide di allungare ancora un po'. Vedremo Credo e se spero quest'ultimo pagherà, eh? giro, perché no? Anche Robby continua. Almeno di una super gestione della gomma, già dovrebbero essere in un abbondante calo della gomma soft. Sì, non so neanche se poi è una scelta che può pagare, perché alla fine vediamo, perché la media, come hai detto anche te, insomma, non dovrebbe avere problemi, ecco, a fare tranquillamente il resto della gara. Quindi, insomma, dai, vediamo, vediamo un po', vediamo Esce come. River, esce Dr. Wu, passa Chicco e non cambiano molto le posizioni. Chicco resta lì, Leutz resta Non ce l'ha lì, fatta, vicino a Leutz Chicco, non ce l'ha però con fatta. l'ala sana, almeno. Sì, non ha perso molto Dr. Wu in questo giro, pensavo molto peggio in realtà io. Invece è rientrato e anzi, c'è un discreto gap ancora dal proprio compagno. Super Simo torna mestamente di nuovo ai box, ci viene segnalato un danno all'ala giallognolo, quindi deve aver effettuato, commesso un errore andando a toccare una delle barriere che per la verità qui sono abbastanza lontane, e purtroppo danno all'ala per Super Simo sulla destra, e quindi costretto ai nuovi box andrà anche a scontare 5 secondi di penalità. Leutz in zona di DRS con Chicco Dreyer per cercare di risalire almeno in zona podio, e cercando di capire quanto ancora proseguirà Gagliez, che va a fare un altro giro. Io non lo so, perché il meteo prevede una pioggia fra Giusto. circa 40 minuti più o meno, non è poi molto attendibile, però io ho la sensazione che difficilmente vedremo una pista bagnata, perché 30 minuti da ancora nuvoloso, quindi vedo difficile 30 minuti, insomma, la gara sarà completata, quindi vediamo. Nel mentre Leutz va a far registrare la migliore prestazione, la bandiera gialla del T1 è per un testacoda, presumibilmente sì, di Super Sì. Simo, che sta per essere doppiato da River Marathon, che virtualmente in prima posizione. Come detto, Leutz migliore prestazione, ma questo poiché ha utilizzato il DRS sull'Hangar Straight, andando a sopravanzare Chicco Driver, risalendo per il momento in quarta posizione. Virtualmente sul podio vediamo, perché 31 dovrebbe essere proprio sul filo per quanto riguarda la sosta con Gallians, 33 secondi. E potrebbe essere lì in zona di DRS con Leutz una volta effettuata la sosta, di solito è tra i 30 e i 32, vedremo quanto saranno bravi virtualmente in casa Ferrari. Credo stia andando ai box in questo momento Gallians. No, prosegue ancora. Prosegue. Capisco il voler arrivare alla pioggia, ma fosse partito con la media potevo capirlo, ma con la Sai, soft. magari può pensare di mettere un'altra soft e poi sperare che appunto venga giù un bello scroscio per far bagnare la pista, quindi non dover mettere obbligatoriamente la gialla. Però
è un bel rischio. Sì, poteva, se davvero la pioggia arriva veramente negli ultimi due giri, fa magari 12 con questa soft, capito, poi un'altra però soft. La vedo molto difficile che questa pioggia possa arrivare. È cervellotica quanto intrigante, però, come strategia. Sì. Tanto credo che dopo la sosta è uscito dietro il suo compagno di scuderia Ferra, che tutto sommato ha 6 giri di usura in più su questa gomma. Potrebbe anche lui provare ad arrivare fino in fondo, perché se la media si usura, soprattutto stando in scia nei trenini, Crivone intanto è andato largo in curva 1, lì c'è un bel sobbalzo, spero per lui che non abbia riportato dei danni. E, dicevo, di Ferra potrebbe provare ad arrivare fino in fondo, si soffre come detto stando in scia. Lui per il momento è in una delle situazioni peggiori, perché non ha il DRS di Kiko Driver, però ha l'aria sporca invece generata proprio dalla Red Bull, quindi potrebbe andare a sollecitare ancora di più l'asse anteriore, particolar modo l'anteriore sinistra, quella più sollecitata su questa pista, e quindi per Ferra si potrebbe complicare. Quasi sarebbe intrigante lasciare strada a Krikkonen per provare un po' a togliere i punti a piloti lì davanti, ecco. Sì. Vediamo, potrebbe essere una buona strategia, anzi sono abbastanza convinto che sarà la scelta che verrà fatta nel box Mercedes. Sicuramente Ferra, finché ne ha, cercherà di restare nella maniera gialla per Super Simo. Che brutta situazione. Faccia a faccia brutta, così brutta. Con un Alpine che arrivava, però credo sì, quella di Robby. Sì. Allianz ancora non si ferma. Questa soft sta chiedendo pietà. Sì, decisamente. Ora si è aggiornato, infatti anche il meteo, mezz'ora da mezz'ora e poi pioggia, ma mezz'ora, cioè, ora magari posso anche immaginarlo un po' prima, magari anche fra un quarto d'ora, 20 minuti, ma il fatto è che non difficilmente riuscirà veramente a cambiare le condizioni dell'asfalto, ecco, veramente strano, quindi vediamo un po' cosa può fare. Quando è capitato una situazione di meteo del genere, Ernesto mi ha sempre detto: ricordati che però il meteo è approssimativo. Sì, è capitato, in effetti, che ogni tanto di 10 minuti si è anticipata, però altri 10 minuti questa soft non lo so se ce la fa. Quasi sembrava aver forato l'imperatore destra Gallins, perché è saltato a Beckett sul panettoncino rosso interno, ma e si era punto un attimino un po' flosciato. Ma poi non so se, cioè, se lui veramente è convinto di questa pioggia, potrebbe, ripeto, rimontare un'altra volta, ecco, entra box, vediamo un po' se cosa va a montare, anche se io andrei a montare delle medie, non certo delle soft adesso, un altro set di soft, sperando, ripeto, nella pioggia. Dovrebbe essere sicuramente dietro a Lewis e in lotta forse con Kiko Driver. Ma sono tutti vicini, perché anche Ferra, guarda, è mezzo secondo da Kiko, gli è attaccato, anzi, vedo in difficoltà a Kiko. Gomma media per Gallians, e quindi ne chiude 14 essenzialmente con la soft, e poi ora ne dovrà fare 13 con la media. È un po' sbilanciata, però vedremo chi avrà ragione. Magari la sua gomma media, quando arriverà la pioggia, avrà terrà meglio sul bagnato rispetto agli altri. Vediamo come esce, magari arriva Doctor Who. E invece davanti a Doctor Who ci vuole molto meno per la sosta. Mi aspettavo invece che ci volesse di più. Cavolo, è a 3 secondi e 7 da River. Allora ha ribaltato tutto, io me l'aspettavo dietro, lontanissimo da River, quindi adesso ha 3 giri in meno sulla gomma, potrebbe portarsi nello zainetto. Se Doctor Who sta calmo, abbottonato, rimane lì agganciato con Gallians, potrebbe essere davvero un bel finale di gara, perché adesso non nei primi giri, però verso la fine della gara Gallians dovrebbe avere molta più vitalità sul suo pneumatico rispetto a River. Allora, completato il valzer dei pit stop con tutti i piloti che hanno fatto una sosta, già 2 invece per Super Simo, che è andato decisamente in difficoltà dopo quell'ingresso, dopo quello speeding in pit lane. Per il momento piloti che calzano tutti quanti la gomma media. Super Simo proprio torna di nuovo. Ferra, ai box. Attenzione, scusami Raffaele, ma Ferra mi ha fatto paura, guarda. Quanto è stato attaccato agli scarichi di Kiko. Vediamo adesso come esce. Ho la sensazione che sia un po' più scarico però, la Red Bull. Sono dritto, sì, non ce la fa a prendere nonostante il DRS. Ritiro ai box per Super Simo, almeno prima era in pit lane, quindi non dovrebbe accadere nulla che vada a scombussolare gli equilibri del GP. Infatti la vettura resta lì in maniera gialla esposta, sì, nel T3 poi diventa T1, che vedo che il bot adesso farà cose, ma fortunatamente il ghosting è disabilitato, quindi piloti che potrebbero eventualmente avere uno spauracchio con la vettura che esce, ma non dovrebbe
creare ulteriori danni. Interessante vedere anche cosa farà la Red Bull di Doctor Who, perché non lo vedo molto incalzante, ecco. Sì, nell'ultima tornata Gallians ha perso 13 mini, però primo giro d'attacco doveva portare le gomme in temperatura. Farà invece ancora molto vicino a Kiko Driver, questa volta Kiko credo non si voglia difendere in maniera troppo eccessiva, prova ad allungare, no, ma lungo invece Ferra, quindi Kiko si ripresenta. Sembrava volerlo lasciare andare Kiko Driver sul dritto, poiché Ferra era arrivato tanto veloce, ok, l'utilizzo dell'Hertz, ma Kiko si era spostato al centro quasi senza volersi difendere troppo. Questo gli farà perdere almeno tra tutto mezzo secondo, penso. Già hanno perso qualche decimo, ci proverà qua? No. Urca, anche perché non può, perché è un settore dove spostare la bandiera gialla per il testa coda di chi come Dio che rientra in pista in questo momento. E no, il detection point dovrebbe essere prima, sarebbe stato incredibile se il testa coda andasse ad offrire il DRS a Kiko Drake, che invece si fa sulla sinistra, passa senza troppi problemi questa volta a Ferra, che sale in quinta posizione, ma è una lotta che ha segnato ancora di più le sue anteriori, una gomma stressatissima che addirittura dalla telecamera esterna posta l'uscita all'esterno, proprio alle barriere, lontana insomma dalla pista insomma per far percepire quanto siano segnate le gomme anteriori di Ferra, tant'è che poi andando on board si vede ancora meglio quanto comunque l'usura sia molto più elevata per lui. Si divertiranno gli ultimi giri, dai. C'è un bel terzetto di Ferra, Kiko, Krikkonen, vedremo un po', ci faranno divertire secondo me. Gallians, che dopo aver portato in temperatura le gomme ha messo sul filo Doctor Who, intanto Krikkonen riceve i primi 3 secondi di penalità della gara, l'ultima tornata di River Marathon in 1:31.137, mentre Gallians 36.166, segno che le gomme adesso stanno lavorando bene per il pilota della Ferrari, che si sta riavvicinando giro dopo giro, ovviamente portandosi sempre nello zainetto Doctor Who, che però è sul filo, proprio lì, appena fuori dal secondo. Restiamo ancora un po' con il panino Mercedes che tiene in mezzo Kiko Driver, sembra il podio che abbiamo visto più volte nel corso di questa stagione, Hamilton, Verstappen, Bottas, ma invece sono Ferro 87, Kiko Driver e Krikkonen anche battaglia per la quinta, sesta e settima posizione, con Kiko Driver che perde un po' di slancio, allora potrebbe affacciarsi Krikkonen e soprattutto ingaggiare la battaglia con il pilota della Red Bull per tarpargli un po' le ali, cercare di dare un po' di ossigeno a Ferra, di concentrarsi di nuovo sulla gestione della gomma per provare ad arrivare fino alla bandiera a scacchi. Deve fare ancora 10 giri Ferra, arriverà con 22 tornate in totale, ma come detto in effetti c'è la pioggia che potrebbe arrivare un po' in anticipo e salvare eventualmente il pilota della Mercedes, come passando conferma alla anche Simone in chat ha confermato spoiler a fine gara piove, in realtà non è uno spoiler perché con i nostri mezzi sappiamo anche come andrà il meteo, quindi dai, tutto sommato sì, ecco, previsioni per il finale di gara, sì, una pioggia, però è un po' cambiato, vedo ora, mi dà ancora 15 minuti, 30 minuti pioggia. Sai che dal live timing dà sì 30 minuti la pioggia, le tre goccioline, però poi torna nuvoloso, quindi non vorrei che sia quella pioggia che non bagna, e che sarebbe la cosa peggiore per farlo, perché le gomme finite su una pista che è mezzo Già il fatto che ora si sta un po' rannuvolando al cielo, ecco, è positivo, ecco, per lui. Intanto occhio davanti, perché Gallians ha fatto un altro errore, perché ha perso tanti, 4 decimi, mezzo secondo. Beh sì, però 4 secondi, arrivare poco fa era 3, 4, 3, 5. Non vicino Ferra, ma finché Kiko al DRS non può attaccare, ecco. Krikkonen da Kiko, mamma mia Gallians, che scodata da sto, mamma mia che scodata, ha rischiato di perdere completamente il controllo e stava per finire quasi in corsia box come si era puntata la vettura. Strano, molto strano, non so come mai, ma con queste gomme lo vedo molto in difficoltà. Così come al via ha fatto un bellissimo primo giro tentando di attaccare River nei primi chilometri, prendendosi anche la prima posizione, è andato bene, ha tenuto uno o due giri, poi
precipitato un po' con le prestazioni, anche adesso con la gomma media, belli primi due giri d'attacco, poi addirittura un secondo perso nelle ultime due tornate da River Marathon, e si fa sempre più presente Doctor Who. Forse ci sta anche magari un po' le prime gare, la pressione di essere il capotreno, per ok la gomma è più fresca, però andare a riprendere il pilota davanti e soprattutto dietro non è che hanno una gomma finita, la media dopo 7 giri anzi forse lavora anche meglio, perché qui giro dopo giro, scarico del carburante, la prestazione della gomma va a migliorare fino alla bandiera a scacchi. Rientra anche Leutz, bella lotta davanti. River mai saluta, perché 4-8. Sì, ha perso veramente tanto. Largo Doctor Who, non felice l'uscita da Beckett. Allora Leutz vicinissimo, ma ha il DRS anche Doctor Who. Vediamo se Leutz tenta di lanciarsi all'ultimo. Va ad approfittare della scia di Gallians, trova l'interno al Stowe e la riesce a chiudere la manovra nei confronti di Doctor Who, che sembrava invece volersi ripresentare, invece come di consueto è un po' di giochi prospettici. Un grande sovrasterzo da parte di Leutz, invece in uscita dalla club perde qualche decimino nei confronti di Gallians, ma Doctor Who per il momento parzializza e resta dietro. In nuova bandiera gialla esposta del T3, credo purtroppo sia questa volta forse è stato Roppi, che non era lì come Dio, non volevo dare subito la colpa a chi come Dio, però vabbè, comunque prontamente rimossa la bandiera gialla, piloti un po' in difficoltà ma hanno ritrovato la via. Doctor Who si è allontanato tanto in questo T1, dentro Leutz all'ultimo, sembrava un po' di rivedere Vettel con Bottas, se non vado errato, si è lanciato veramente all'ultimo. Che rischio. E si gioca la seconda. Io credo che deve stare attento, non commettere errori o mosse azzardate, perché comunque Gallians è in difficoltà e quindi anche qua tanto perde. È veramente nel cambio. È andato, è pazzesco, no, ma davvero irriconoscibile questa Ferrari, davvero. Allora sicuramente andrà a sverniciare la Leutz, in questo momento sfrutta veramente tutta la scia, si sposta all'ultimo per andare a passare Gallians, si fa vedere, si muove un po' negli specchietti anche Doctor Who, incredibile ciò, poiché tanto anche lotta tra Krikkonen e Kiko Driver. Krikkonen addirittura dall'esterno, telecamera che non aiuta in questo momento, portandoci un bordo con Krikkonen, si ripresenta invece all'esterno della club Kiko Driver, che chiude senza fare troppi complimenti, lascia al minimo dello spazio anche leggermente sovrasterzo, si difende bene Kiko Driver per questa sesta posizione, sono a 4 secondi da Ferra, hanno perso un'eternità. Ancora una volta Krikkonen sta facendo un lavoro eccelso come compagno di scuderia di Ferra per aiutarlo, in questo modo può concentrarsi sulla gestione della gomma, non guardare troppo negli specchietti, perché Kiko Driver adesso a 4 secondi deve veramente arrivare alla Hamilton, ecco, in questo momento Ferra sotto la bandiera a scacchi per perdere la posizione nei confronti di Kiko Driver. Anzi, ha preso mezzo secondo a Doctor Who, che è ingarellato in effetti qui con Leutz e Gallians. Qua rischia Ferra arriva a podio, in gara per il podio. Va bene tutto, capitano le cose in gara, si possono ribaltare, però è proprio l'emblema del non volare, perché Silverstone con danno all'ala nel primo giro, una pit lane infinita, costretto a fermarti e non esce nemmeno una safety car o una virtual. Poi ci sono anche 3 secondi di Leutz da tenere in considerazione, quindi ci scappa qua, potrebbe scapparci anche un secondo o un terzo posto, quindi attenzione, ancora sono 6 giri di fuoco. Leutz che prova a farsi sotto in questo momento a River Marathon, gli ha ripreso un mezzo secondo da quando abbiamo riseguito con le telecamere un River Marathon che forse sta iniziando a gestire, e continua a guadagnare tanto Leutz, che una gomma leggermente più surata rispetto a quanto a River, sicuramente più giovane. 1-3, un orologio, bravo, 1-30 e 0-0. Con questi 3 tenta secondi tenta di scappare, infatti ha tolto il DRS a Gallians. Gallians noi credo leggermente lungo alla 2 vedendo la traiettoria, e Doctor Who è così vicino, un po' di elastico anche a Ferra. Ce la farà Leutz a recucire questi 5 giri, i 3 secondi della penalità? E se Gallians continua così sicuramente credo riuscirà a scappare, perché Gallians è ancora largo, commette degli errori, esatto, proprio fa fatica nelle traiettorie, proprio fa fatica.
problema è che se continua così, però arriva anche sotto a River e non penso che River voglia transitare secondo sotto la bandiera a scacchi dicendo sì, ok, l'ho penso vinta. Che River si stia un attimo, ecco, no, stia gestendo un po' la situazione e comunque anche gomme più fresche, meno usurate rispetto a Lewis, quindi vediamo, dai. Oh, Gallions, che miracolo nel tenerla uscita da Beckett, grande sovrasterzo, è andato nel prato, andato a tagliare il pratino inglese, è sverniciato da Dr. Wu, si ingrigisce tanto il cielo sopra Silverstone, vediamo se arriva la pioggia e potrebbe salvare Ferra e tenerlo lì in lotta per questa top 5. Andiamo adesso per Ferra, un po' più complicato in realtà provare a puntare al podio, perché vista le difficoltà di Gallians, Dr. Wu anche potrebbe scappare, e quindi sì, Ferra potrebbe battagliare comunque per un quarto posto d'oro, sì, con sì. Gallians, vedendo come si è vediamo messo. Vediamo se riuscirà a stare sulla, diciamo nel secondo Gallians, sembra di sì, per ora Lewis aveva qualcosina in più, ecco, rispetto alla, alla Red Bull. Anche rispetto all'Alpine, perché a River sì, ha preso un altro secondo. Sì, sì, sì. Tanto sta proseguendo una lotta infinita tra Kiko Driver e Krikkonen, con Krikkonen che ancora segue le onde della Red Bull, di nuovo qui a Woodcott, ma tutto da rimandare per Krikkonen. Credo che essenzialmente si stia concentrando, forse eventualmente per portare all'errore Kiko Driver, visto che Krikkonen ha sicuri 3 secondi di penalità. Sì, 3 secondi sono per Lewis, Krikkonen, Robby 6 invece per Kiko Medio. Intanto è pronto, è aperto in chat il sondaggio per il Driver of the Race, quindi su, su Twitch in chat votate il vostro pilota della gara. Ah, F ci ricorda che Sport ha fatto 24 giri con la gomma gialla, allora... però lei è fortissimo quindi... Allora, ha voglia. Però vediamo, perché comunque Ferra un po' queste gomme da, ecco, un po' spremute, forse in qualche attacco, però dai, vediamo. Per ora è lì, 7 decimi. Oh no, si gira Dr. Wu, oh, incredibile. No. Ferra se passa Gallians è a podio. E forse potrebbe addirittura sbottonarsi per prendere mezzo secondo a Lewis. Forse. Parte davanti al proprio compagno Dr. Wu, ma adesso va le gomme un po' rovinate, quindi facile preda forse anche del proprio compagno e anche di Krikkonen, che subito dietro è molto aggressivo. Oh, si lancia, ma uno spazio toccatino, minuscolo, leggerissima toccatina. Sì, con l'anteriore destra Krikkonen è andato ad impattare la posteriore sinistra di Kiko Driver, che si sposta al centro del rettilineo. Attenzione ragazzi a questi movimenti, davvero all'ultimo Krikkonen dentro nei confronti di Kiko Driver, minimo dello spazio, ancora una volta una battaglia veramente al limite. Attenzione che Kiko Driver è andato leggermente largo e potrebbe essere arrivato facilmente un avviso lì, il gioco è molto severo. Può essere, sì. Kiko Driver prova a fare le spalle grandi anche per provare a dare un po' di ossigeno a Dr. Wu, riprendersi dopo quel testa coda. Anche attenzione, perché sì, Ferra, wow, a 2 decimi era, ora ha perso qualcosina, ma siamo lì, eh. E zona di DRS, potrà sicuramente almeno farsi vedere gli specchietti di un Gallians troppo piantato anche sul dritto, davvero, sì, dall'esterno, sì, velocità di curvatura, Ferra si fa tanta strada in più, però attenzione anche lì il gioco e soprattutto il cordolo trae facilmente l'inganno Krikkonen, anche lui ci ha preso gusto, resiste. La Mercedes ce la fa, bellissimo sorpasso da parte di Krikkonen, Kiko Driver è ancora lì, vediamo se riallunga la staccata sempre alla Ville, wow, bravissimi, bravissimi, davvero un bel duello. Attenzione però, perché ha frenato un po'. Oh no, Krikkonen ha tagliato sul panettone, rotto. No, lì è sicuro che ha preso un danno perché ha saltato violentemente, molto violentemente. aveva toccato Krikkonen prima, forse aveva cercato un incrocio, forse non si sono capiti bene, ha toccato leggermente il posteriore della Red Bull, ha danneggiato lievemente l'ala anteriore e poi si sì, ha preso anche il cordolo, bene, non ha fatto davanti. Va dentro Ferra, sì, riesce a salire incredibilmente sul podio. 2 giri alla fine, con 20 giri di gomma, riesce a sopravanzare un Gallians che a me... Vediamo se replica Gallians, magari ci riprova verso la Cops. Attenzione, perché ci riprova verso la Cops, si protegge all'interno Ferra, si muove un po', ritrova la traiettoria ideale. Vedremo magari con l'eventuale zona di DRS sull'Hunger Street, il cielo è sempre più grigio, ma non credo arriverà addirittura la pioggia.
a fermare la corsa di River Marathon, che ha 1,9 secondi di vantaggio nei confronti di Leuz. Leuz che sì ha 3 secondi di penalità, ma ha 4,7 di vantaggio nei confronti di Ferrari, che dovrà guardarsi forse solo per quest'ultimo giro nei confronti di Gallens, che va ad azionare la mobile ma addirittura perde sul dritto, arriva solo qui negli ultimi metri quando ormai siamo alla staccata della Stowe. Quinta posizione invece per Dr. Wu, sesto Kiko Driver, settima posizione per un Crimson che credo si sia reso, perché lì l'impatto è stato veramente pesante per il fondo. E ottava posizione invece per Robby, nono per il momento, già doppiato Kiko Medior, ritirati per il momento Super Simo ed Alex Pilotino. Buonasera a te 8, sono tutti una console? Sì, tutti da PlayStation 4, PlayStation 5, siamo per il momento solo su PlayStation, sarebbe oro, anche se sarebbe già dovuto arrivare in realtà il cross platform tra PlayStation e Xbox eventualmente, e ovviamente magari perché non essendoci anche con PC, ma a quel punto bisognerebbe limitare i frame eccetera eccetera. Attenzione Gallians, si rifà vedere, sì, è sempre forse... è nel guidato che ce la fa stare lì, poi quando si tratta dei rettilinei sì, è la velocità proprio soffre, vedo qualche volta anche qualche problemino di sottosterzo, però sembra rimanere lì, anche ovviamente la gioventù del pneumatico in trazione riesce a farcela, e quando si trova a dover commettere delle correzioni alla sua traiettoria, anche qui è entrato troppo stretto, sì, e credo andrà leggermente davvero al filo sul pratino. Sono delle traiettorie un po'... attenzione qua, ce la fa, sceglie l'esterno di nuovo verso la Stowe, bravo Gallians, e anche Ferra. Andiamo, che comunque da leader del campionato, che già arrivare al traguardo è oro, e eventualmente lavorare nel post gara se proprio vuole guadagnare qualche posizione sul podio. Per come si era messa questa gara credo che sarà comunque soddisfatto, il pilota Mercedes. Ora è iniziato l'ultimo giro per River Marathon. Vedo delle gocce, o sono io che non ci vedo più? Sì, ci sono. Aiuta la Ferrari, se vuoi, dall'onboard della Ferrari, avendo l'alo così nero, vedi proprio le goccioline che transitano. È arrivata questa pioggia. Proprio all'ultimo, per accompagnare River verso la bandiera a scacchi. Un River che si sta guardando da un Leuz che sta tornando. Peccato quei 3 secondi di penalità, altrimenti avremmo seguito con molta più foga questo finale di gara per anche la prima posizione. Vedremo ancora un attimino Ferra con Gallians per poi andare a celebrare il passaggio sotto la bandiera a scacchi da parte di River Marathon. Ferra si rifà sotto, qua sarà difficilissimo, però va largo la Ferrari. Sì, tutt'altro che perfetto, non lo so se la vuole rischiare di infilare il naso, infatti parzializza. Però qua secondo me ci proverà anche questo rettilineo, perché Gallians ha difficoltà a direzionare la vettura. Allora verso la Stowe può provarci, alla Stowe arrivano in questo momento River Marathon e Leuz, va all'esterno Ferra per il podio, si accoda Gallians, non ce la fa, e allora Ferra conquista la terza posizione, arriva in zona di DRS Leuz, ma per i 3 secondi di penalità è un nulla di fatto con River Marathon che transita sotto la bandiera a scacchi davanti a Leuz. Terza posizione per Ferra, con Gallians che abbiamo intravisto tentare un attacco all'ultima scena. Gallians che va anche tanto largo, attenzione perché lì poteva scattare qualche penalità da parte del gioco che comprometteva eventualmente il post gara. Terza posizione quindi per Ferra a chiudere il podio, quarta per Gallians, quinta per Dr. Wu dopo un sfortunoso testa coda quando occupa proprio l'ultimo gradino del podio, sesta posizione per Kiko Driver che è stato autore di una splendida lotta con Krikkonen, prolungata ma sempre corretta senza arrivare al contatto, un Krikkonen che si è dovuto arrendere a degli eventuali danni al fondo. Chiuderanno invece in ottava posizione Robby ed in nona chi come Dio, purtroppo segnale ritiro di Super Simo ed Alex Pilotino. Molto bravo allora River Marathon a confermarsi dalla pole position, a livello strategico diciamo è stato dietro solo i primi due giri, che magari anche il braccino, insomma, non lottare fin da subito con un Gallians che sembrava così arrembante. Da lì invece poi la gara, dopo essersi ripreso la prima posizione in pista andando proprio a sopravanzare Gallians, una gara che si è avviata verso una vittoria con forse solo Leuz in effetti a poterlo impensierire, ma un Leuz che aveva, come già detto, 3 secondi di penalità almeno per limiti della pista
Che ogni tanto qui sono birichine, insomma, ne abbiamo viste anche le dispute aperte nei confronti del gioco. Quindi, bravo River nel dubbio ad arrivare primo sotto bandiera a scacchi in pista. Poi, come sempre, io vi rimando al sito www.formatoriumteam.com, dove verranno caricati tutti gli highlights dei piloti, di chi ci farà piacere, insomma, di farci vedere la sua onboard. I giri richiesti invece a parte della direzione gara sono obbligatori, non c'è il piacere che ci devono fare i piloti, quello è categorico, così come i giri di qualifica. Insomma, se volete leggere le parole, le dichiarazioni dei piloti quando troveranno il modo di sedersi e raccontarci com'è andato il loro GP, avremo tra pochissimo con noi invece i primi tre classificati, quindi River Marathon, Leutz festeggia in una maniera un po' particolare con River Marathon con le frecce, ancora una volta va a centrare l'obiettivo. E dicevo, tra poi avremo con noi i primi tre classificati, River Marathon, Leutz e un incredibile Fabio Ferracini, che nonostante l'usura dello pneumatico, così come ci ha detto F, è stato bravo anche lui nel portare la gomma fino alla bandiera a scacchi, lottando fino all'ultimo giro proprio con Gallians. Quindi noi ci prendiamo una piccolissima pausa e semplicemente vado ad invitare i ragazzi nel party, cioè, sono sempre qui, vi leggo dalla chat, però una piccola pausa. Molto bene, eccoci tornati anche con la grafica, insomma, l'impressione che va a confermare la vittoria di River Marathon davanti a Leutz 27, Ferra 87, Gallians 34, Doctor Who 1591, Kiko Driver, Krikunen, F1 Italia Robby, Kiko Medio e ritirati invece Super Simo ed Alex Pilotino. Primi tre che, come detto, avremo tra pochissimo qui con noi. Io ringrazio Mark per l'aiuto, soprattutto al commento, grazie, di questa serata. Grazie a te Raffaele, io saluto tutti e vado con i ragazzi a sentire buonasera. Molto bene, buonasera, grazie, ciao mille a tutti. Ciao, grazie, Mark, ciao. Grazie mille, ciao. Molto bene, quindi in attesa che il gioco ci riporti nel menu principale. Non so se ci ha già raggiunto River, ho visto qualcuno entrare, ma no, non sono l'unico. Ah, giusto, River era già nel party, quindi nel gruppo, quindi in effetti dovrebbe unirsi lui direttamente. Attendiamo, come detto, quindi l'arrivo anche di Christian per iniziare. Per il momento abbiamo qui con noi un Leutz che, se non fosse stato in effetti per quei 3 secondi di penalità, forse il pensierino di tentare una risalita fino all'ultimo giro sarebbe stato molto più intrigante. Oddio. In realtà sì, però quei 3 secondi è stato dovuto al doppio sorpasso strano che stava succedendo tra me, Gallians e Dottor Room, mi pare, non mi ricordo adesso. Sì. E sono andato largo, già avevo 2 avvisi, sono andato largo e allora ho preso la penalità. Però comunque lì ho detto no, no, adesso Hammer Time. Quando ho sorpassato Gallians ho detto no, Hammer Time e via. Mannaia per quei 10 millesimi del giro veloce che mi ha preso Robby. Sì. Però comunque niente. Stasera è stato un secondo posto per me molto sofferto, parecchio sofferto, perché fino all'inizio della gara non avevo né passo né niente, l'assetto non ce l'avevo, non avevo più zero, proprio assoluto. È qua che si fa l'intervista, giusto? Sì, yes. Sì. Buonasera. Buonasera. Scusate. E comunque, allora, cominciando anche dalla qualifica, panico, perché già il primo tentativo e il secondo, spin nation ovunque, ok? Quindi iniziamo male. Faccio un buon tentativo, speravo di farne un altro, ma alla fine non è che sia andata a buon fine. Partenza più che ottima, ho visto che i primi due ce li avevo lì, poi mi ritrovo al sesto giro che a una certa mi sono trovato alle Beckett's, mi pare, giusto? Che ho tratto fatto contatto con il tratto delle S? Sì, il tratto delle S, sì.
Il tratto da S è che mi sono ritrovato Gallians che era abbastanza avanti, stavo facendo la mia linea e a una certa me lo sono trovato praticamente davanti andandogli a contatto. Dopo vorrei sapere anche la sua com'è stata la dinamica perché è stata una cosa che un po' ha compromesso la mia gara, però comunque ho cercato di recuperarla. E dopo quello ho messo subito la gialla e ho continuato a cercare di fare Hammertime tenendo anche le gomme e tutto perché sapevo che prima o poi se succedeva qualcosa potevo prendere penalità come è già successo e quindi ho detto cerco di avere anche il margine alla fine. Comunque fine della fiera, gara molto sofferta, però dai. Secondo posto sono più che felice, più che contento. E complimenti al vincitore che ha avuto un ottimo passo e si merita comunque la vittoria. Molto bene, grazie mille Leuz. Perdonateci ragazzi se abbiamo già iniziato, era per velocizzare un po' le procedure. Veniamo proprio al vincitore, River Marathon, che insomma, tranne quei primi due giri di... anche bello il primo giro di battaglia con Gallians, tutto sommato in amministrazione, se non fosse stato, ecco, per gli ultimi tre giri, diciamo, di risalita di Leuz, però con quei 3 secondi, forse sì un pensiero, però lo dici sempre, una maratona a lungo andare, ti sei comportato più che bene. Ciao a tutti, sì, è stata una buona gara, ho fatto la pole, e anche se non ho fatto un gran tempo perché potevo fare molto meno, e niente, poi in gara come se sapevo già di perdere la posizione perché non sono molto bravo in partenza, però ho detto beh, mi rimango attaccato a Gallions. E dopo ho visto che avevo più passo e l'ho superato e sapevo che era una gara a trenino e allora ho detto beh cerchiamo di anticipare la sosta e niente poi ho visto che Gallian si è entrato 3-4 giri dopo che lì non me l'aspettavo ho detto boh e praticamente il vantaggio l'ho fatto tutto lì e dopo ho gestito tutta la gara e sono riuscito a portare a casa sta seconda vittoria. Ecco. Molto bene, grazie mille. E Fabio, che cacchio ci fai qui? Perdono, cioè come, quale congiunzione astrale che ha la rotta fin dal primo giro, sosta anticipata a Silverstone, tutti quei giri, come? Illustrare, perché no, non è normale, eh? Non... Porca miseria, ragazzi. È contato in curva 1, non mi era ancora successo quest'anno, prima o poi doveva succedere. Con Enrico, non in curva 1, curva 1, 2, boh, non lo so, vabbè, le prime 2, 3 curve. Ho taneggiato l'ala, poi vedevo che stavo perdendo e sono rientrato. E poi non ho guardato più niente, non ho guardato i tempi, non ho guardato gli altri piloti, non ho guardato nient'altro che la pista e basta. Sono riuscito a risalire la china. Peccato perché è andata, quando la serata inizia storta, finisce storta perché... Ero partito in qualifica, ho sbagliato il primo tentativo, ho sbinnato al secondo, il terzo ero 27-4, ho fatto, ma me l'ha tagliato. E quindi partita male lì, poi vabbè, curva 1 mi sono agitato, ho sbagliato, adesso non so chi ha sbagliato, vedremo. Vediamo un po' com'è. E niente, però poi sono risalito e speravo in una safety che riapriva, però niente. E basta. Molto bene, grazie mille Fabio. Pausa adesso natalizia invernale, si va in pausa proprio da leader della classifica, campione d'inverno, poi ovviamente aspetteremo i risultati ufficiali, una quarantina di punti se non vado errato nei confronti di River, primo degli inseguitori. Come si va in pausa con la testa già a Imola? No, credo invece In per pausa staccare adesso si anche. va. Sì, beh, sicuramente si stacca, poco ma sicuro. In pausa si va adesso con un po' più di agitazione, dai. In 2 gare fa ero sopra 50 punti, nel giro di 2 gare sono tornato a 30. L'ho sempre detto, un attimo, ragazzi. Una piccola sbavatura, un piccolo errore e si torna tutto come la prima. Quindi adesso un pochino di agitazione c'è. Poi le ultime gare Christian sta andando molto bene, quindi
non è finita per niente, anzi, non era mai finita fin dall'inizio, sicuramente. Quindi sono contento, mi piace questa cosa. Però si va in pausa con un po' di ansia, dai. Molto bene, grazie mille. River, te nel 2019 eri la lepre che veniva presa da Luni, adesso si va in pausa con te, che ecco, classifica alla mano, lo so che non vuoi mai il ruolo del primo degli inseguitori e non guardi le classifiche, però ecco, io lo devo dire, sei tu il primo degli inseguitori, e soprattutto in vista, che ne parlavamo anche con Mark durante la qualifica, Ferra inizio stagione è sembrato insieme a Leuz quello che già era pronto, però adesso stai arrivando te, arriva Dr. Wu, arrivano tutti gli altri con l'allenamento, quindi come vai te invece in pausa, se Fabio va un po' preoccupato? Ma io vado sereno come sono sempre stato, anche perché come dici te, io sono un maratoneta e so che la gara inizia dagli ultimi 6 chilometri, almeno così funziona in maratona, e niente, allora c'ho questo spirito qua, io che guardo le ultime gare, insomma se le ultime gare sono lì si lotta, se no ci si diverte. Io mi sono divertito in queste due gare, finalmente sono arrivati i risultati che prima non arrivavano per un po' sfortuna, un po' io che sono un po' pirla e ecco, insomma adesso proviamo a Imola e vediamo cosa viene fuori. Intanto si va alla pausa positivi, dopo vediamo. Molto bene, grazie mille Leuz. Gasmon, che dalla chat ci segnala che lui non stacca, si prepara a gennaio per la sua prima stagione. Te non dico che non stacchi, ovviamente un po' di pausa ci vuole. Scusami, non ho sentito la domanda, mi dispiace. Sì, no, dicevo, Gasmonchi dalla chat, uno dei ragazzi in chat, ci segnala che non stacca, si prepara, si allena per la sua prima stagione. Te non dico che è una prima stagione, però un po' una rinascita dopo la tournée con i circuiti cittadini. Sembrava in Francia essere, diciamo, riaccesa la fiammella di questo bel duello che ti aveva visto protagonista con Ferra, poi purtroppo il Red Bull Ring dopo pochi chilometri. Questa sera credo che ti porti in pausa con almeno della sicurezza che quando tutto va bene sei lì, poi purtroppo le cose capitano in gara. Sì, beh, diciamo che tra periodi di sfiga, ok, non è un buon momento per me questo inizio dell'anno, ma comunque tengo comunque la testa bassa e cerco di andare avanti. Comunque in pausa sicuramente, rispondo alla domanda, sì, mi alleno sicuro, ovviamente avrò i miei momenti di pausa, quello sarà certo, perché comunque dopo magari vado lì e canno tutto, quindi anche no, però comunque sì, qualche pensierino, qualche giornatina così di solo allenamento me lo farò sicuro, perché Imola, a parte che Imola, quindi non c'è niente da dire, quindi si vedrà. Molto, domanda di rito visto il periodo, panettone o pandoro? Assolutamente pandoro. Oh, quindi invitato alla Pandoro Race, no, se siete liberi ci verrà aperto il topic. River, panettone o pandoro? Allora, io sono tifoso dell'Inter e anche del Chievo, e il Chievo, vabbè, adesso è fallito, insomma, però c'è la Clivense, per chi non lo conosce, è in terza categoria, e ecco, insomma, è sponsor Paluani, dunque Pandoro Paluani. Fabio, panettone o Pandoro? Io faccio il contrario, io dico panettone solo e esclusivamente per la vicinanza alla città di Milano, dove sono, quindi dico panettone. Molto bene, Pauscia. il panettone. Grazie anche allora, anche per questo momento di goliardia, grazie allora Fabio, e buone feste, buonanotte e buon tutto, poi ci risentiamo tanto nel... Ciao Raffaele, sì, buonanotte, auguri a tutti, ciao. Ovviamente un ringraziamento anche a Leuz, buone feste. Buone feste a tutti, buonanotte e sgozzatevi di cibo. Buone feste e buonanotte anche a Christian, ciao River. Ciao, buonanotte a tutti. Molto bene anche da parte mia, Raffaele Lelli, per voi Rosci, un ringraziamento, al solito la chat è stata bellissima, ci ha dato tanti spunti, grazie mille a tutti quanti, buonanotte, buone feste, sicuramente come detto ci risentiremo
A parte sui social, Instagram, Telegram, il sito, siamo, come detto, veramente ovunque, però anche in live ci sarà qualche evento, qualche social, qualche gara natalizia, il torneo su Rocket League, quindi non ci fermiamo, ci saranno ancora occasioni per sentirci. Grazie ancora a tutti, buonanotte. Ciao. Ciao.